tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video della Taverna dello Svapo. Come al solito, io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a recensire un nostro nuovo prodotto, un atomizzatore. Vai Virillo, esposto. Allora, l'atomizzatore si presenta così, nella scatolina d'alluminio. È un clone, è il Bred V2 22 mm sì. Delle Filippine. Sì, allora, sotto c'è scritto Vapor Bred Filippine. C'è il numero di serie, il pin in rame, sporgente, piccolino, ha i suoi fori dell'aria, ce n'ha 4 di sopra e 6 di sotto. Sì. Allora, ora lo andiamo a mettere sulla box a far vedere che c'ha 6 fori che ci puoi fare 3 resistenze da un lato e 3 da un altro, 6 resistenze, sì, è da competizione questo qua, da fare le gare, diciamo, di svapo. Vai Gabri, aprilo, fallo vedere, dentro c'è la sua bustina con l'oro di ricambio, ci sono la chiavetta lunga e 4 grani di ricambio se si spalano con più. Le torrette sembrano quelle Velocity, noi l'abbiamo rigenerato con 5 spire sulla punta da 3, c'è venuta una resistenza intorno allo 0,10 e il cotone è inattivo. 6 resistenze per me sono troppe per un deck così piccolino. Da 22 se ci fai 6 resistenze farà un botto di fumo, eh? Sì. Farà un botto di fumo. Ha anche il drip tip spara schizzi. Quando ci fai magari 6 resistenze, allora sì che schizza. Noi l'abbiamo rigenerato così e ti va bene. Ma ti va bene. Vai Gabri, fai un po' di swap, metti bene i forellini, che ha molti di fuori. Alliniamo tutti i fuori. Con la Mac Pro la proviamo, sì. Due batterie in parallelo. Lo proviamo con tutti i fori aperti in questo momento. Sempre con liquido di Blender. Di fumo ne fa. Ci dà una delle. Viaggia bene, sì sì. Cosa dici, che è meglio sempre toglierci il. Forse sì. Fai così. Anche abbastanza lì. Sì. Non mi serve per regolare l'aria di sopra. No, vado a fare la prova di svapo, è anche carino, con la sua scritta. Vero, vero. Non è come quello originale, è più inciso. Questo è diciamo applicata. Anche la resa aromatica buono, si sente bene la resa aromatica. Non pensavo che dava questa resa qui, essendo un dripperino piccolino così fine. C'è un po', forse se chiudi un pochino fuori dell'aria qui, sì, forse sotto, lasciamocene due. C'è il tiro un po' più contrastato. Sì, contrastato, perché vuoi provare anche te Gabri? Sì. È un buon prodotto. Sì, buon prodotto. Che voto ci dai questo? Io ci do un 7,5. Sì, fatto bene, fatto. Cioè, piace di più Pellos perché c'è la cavetta un po' più piccola. Un altro tipo di atomizzatore. Questo va bene, ogni tanto per cambiare, sì. Ci faccio una giornata con questo, lo provo un po', o se no magari provi a farci 4 resistenze, a vedere se ti spinge un po' di più sulla box elettronica, sì. Lo spingi a 90, 80, 90. Eh sì, poi dipende che resistenze ci fai. Certo, sempre quello. Anche perché se non è che ci può fare delle resistenze mostruose. No, perché scalderebbe un botto. Cominciano già a scaldare loro. C'è la camera piccola. C'è la cameretta piccola. Va bene. Dallo swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale come al solito. Un bacio. Ciao.